corso lettore del telegiornale? Esami al secondo piano. Grazie. Prego. Permesso. Mon chéri, non vedo l'ora di tornare a Parigi. E camminare sotto braccio con te. Nei viali illuminati. Discreti. Ricordi se magnifique. Quel localino nel Bois de Boulogne. In cui si cena con del pole champagne. E poi diciamo ancora insieme. Oh mon chéri, je t'aime. Complimenti sorelline, sempre le più brave di tutte voi. Grazie. Spero che ci rivediamo, no? E perché no? Speriamo. Grazie. New York. Il primo ministro britannico, Harold Wilson, è arrivato oggi a New York per una visita a cui gli ambienti politici americani attribuiscono particolare importanza. Bella voce. Domani ripartirà. Sì, armoniosa, pastosa, sì. Ha una bella tonalità, calda, simpatica. Sì, sì. La pronuncia inglese è perfetta. Accenda i monitor. Palazzo di vetro. Roma. Il segretario del gruppo centrale. Ma porco cane, ma è il dottor Jekyll. Chi lo ha messo? Perché? Non ha mica una faccia antipatica. Andiamo avanti con gli scioglilingua. Va bene, subito. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle, figlio da pollo, fisce una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vengono a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. 33 centini, andarono a 32. Ho consegnato il compito per primo. Ho fatto citazioni in varie lingue. Gli altri volevano copiare tutti da me, compresi i promossi. Mi dovete dire la ragione per la quale io sono stato eliminato. Andrò a parlare con il professor Cutolo, vediamo lui che cosa dice. Per dove, scusi? Di sopra. Sopra, bene. Si incide, allora. Vai pure. Signori, si trova da queste parti il professor Cutolo? Ma lei è mascalzone, un matto. Ma non l'ha vista la luce rossa? Sì che l'ho vista, ma io cerco il professor Cutolo. Che ce ne frega noi del professor Cutolo? Noi stiamo incidendo, se ne vada per favore, se ne vada. Scusi, disturbo maestro Travaglioli, la credevo settentrionale, complimenti lo stesso. Bambine, non è qui con voi il professor Cutolo? Guarda il dentone! Permesso? Permesso? Avanti, siamo avanti! Io ah, ci sono anche loro! Bene, bene, accomodatevi, accomodatevi! Io finisco di parlare in questo momento con la commissione che mi ha dato tutti i chiarimenti necessari. Il signor Bertone è stato purtroppo eliminato perché la sua domanda è arrivata il 2 aprile, con 2 giorni di ritardo sul termine ultimo fissato per l'accettazione delle domande. Guardate, ecco qui, leggete. Così anche la stampa sarà soddisfatta. Va bene, professore, ora è tutto chiaro. Permette. Possiamo fotografarlo? Prego, prego, prego. Ah, prego. Permette, professore? Le pare. Allora lei dice che non si tratta di una deficienza nelle prove? Assolutamente no. Lei è un giovane preparato, preparatissimo, questo giovane portentoso. Conosce 7-8 lingue, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, l'arabo, l'ebraico. Troppo buono, professore. No, 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 per l'amor di Dio. Quello è vero, è vero. E avrebbe certamente vinto il concorso. Davvero, professore? Certamente. Purtroppo ci troviamo innanzi a una difficoltà di ordine burocratico. Perché questa domanda, ripeto, è giunta con 2 giorni di ritardo. Avete sentito? Sì. Allora si tratta solo di questo. Unicamente di questo. Permette, professore? La domanda è stata spedita il giorno 29. Se ha un ritardo postale io non c'entro. Ecco qua. Il 29. Permetta, professore, prego. Grazie. Possiamo far fotografare? E siamo qui per questo. Prego. Una domandina più leale ma più complessa. Gli affluenti del fiume Giordano in terra di Israele, quali sono? Hasbani, Dan e Banias. Ha sbagliato!
Mi dispiace, caro signore, ma lei ha sbagliato, perché gli affluenti del Giordano in Israele sono 4. Lei ha dimenticato il fiume Yarmouk. Guardi che si confonde, dottor Talarico. Il fiume Yarmouk non entra più in Israele. Ma come non entra in Israele? Ma abbia pazienza. Adesso le faccio vedere la carta geografica. Con piacere, venga un momento a controllare con me, per favore. Che bisogno c'è? Dunque. Eccolo qua, il fiume Yarmouk. Scusi, dottor Naniloi, di che anno è la carta? Vediamo. La carta è del 1960. Ecco che vi dicevo, è superata. Perché è superata? Perché nel 1961 il governo della Giordania ha deviato il corso dello Yarmouk, alimentando il sistema idrico del Goro orientale, contravvenendo ai patti che 3 stati arabi avevano già accettato nel 1955. Ma Talarico, tu dici che gli fai una domanda difficile, poi siamo proprio noi che ci caschiamo sopra, scusa. Beh, io ho fatto una domanda in base alla carta geografica che abbiamo in dotazione. Beh, benissimo, se il fiume non esiste più è inutile discutere, scusate. E come lo sa che non esiste più? Beh, l'ha detto lui. E noi dovremmo credere più a lui che alla carta geografica. Ma se vi ha detto... Scusate, ma perché perdete la calma per così poco? Basta telefonare all'istituto geografico. Pronto? Centralino? L'istituto geografico, per favore, presto. Voglio proprio vedere se siamo diventati tutti degli imbecilli. Ma è possibile che non sappiate se un fiume esiste o no, lei... Come si giustifica, ingegnere? Ma per me esiste, è segnato sulla carta e esiste. Comunque siamo in contatto col governo siriano. Ma se dice che quelli hanno violato i patti, è con Israele che doveva tenersi informato. Telefoni all'ambasciata d'Israele. Sto telefonando. Pronto? Ambasciata d'Israele? L'ha detto stampa. Vorremmo avere informazioni recenti e precise sul fiume Yarmouk. Pronto? Non esiste più. Roma. Il ministro del turismo comunica che nonostante le condizioni climatiche generalmente avverse, l'afflusso dei turisti stranieri in Italia è aumentato nel corso dell'ultimo trimestre del 12,83% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. New York. La marcia integrazione degli Stati del Sud. Le popolazioni sì, di sì, sono bravo. Fermenti. Ma esprimono la loro protesta dell'ordine nei limiti della legalità. Roma. All'aeroporto di Fiumicino è partita oggi Gina Lollobrigida. La nota stella del cinema si reca a Città del Messico dove parteciperà al festival di Acapulco. Capo Kennedy. Il piano di bordo di prima Gentili signore e signori, buonanotte. Eccolo. Eccomi, sorelline. Un bacino? È molto che aspettate? No, 2 minuti. Uno per uno. Sì. Dove andiamo? Beh, andiamo a cenare, a ballare e un whisky a casa mia. Wunderbar. Wunderbar. La notte piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola. La notte è piccola per noi, troppo piccolina, ma cosa stiamo ad aspettare? Vieni a ballare. Arriva l'ora prima o poi che ci innamora.